Beh, questa mattina abbiamo una notizia, francamente, che personalmente mi ha lasciato senza fiato, veramente è stato veramente un colpo. Allora, in estrema sintesi, ieri su una, diciamo, in una famiglia del territorio clodiense c'è stata una lite in famiglia e il figlio di una coppia di genitori anziani, insomma di una certa età, a un certo punto ha tirato fuori, durante una lite familiare, ha tirato fuori un'arma, in pratica una pistola, e ha minacciato i genitori con una pistola. C'è stato un successivo intervento nei carabinieri di Chioggia, anche, diciamo, anche con l'appoggio di una volante della polizia sempre di Chioggia, e in seguito alla perquisizione è venuta fuori una pistola vera, in pratica non un giocattolo, non una pistola giocattolo senza il tappino rosso praticamente, ma una pistola vera con la matricola brasa, e carica praticamente con il caricatore pieno di proiettili. Quindi questa persona di cui facciamo il nome si chiama Saverio Siviero, di 40 anni, una persona che, insomma, da quel che ci risulta non aveva precedenti penali, è di una famiglia che noi conosciamo benissimo. Ovviamente nel momento che pubblicheremo questa notizia, tutti quanti sanno di chi è fratello, ma io mi permetto di dire, lo dico, la mano sul fuoco non la si mette nessuno, però sui fratelli, di questa persona, di questo uomo di 40 anni, sinceramente, che conosco da tempo, conosciamo tutti per l'attività che fanno, sono persone che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera per lavorare, e anche i genitori sono molto conosciuti per l'attività che hanno esercitato per tantissimi anni, sempre in Chioggia. E francamente una cosa del genere, devo dire la verità, era del tutto inimmaginabile, era del tutto inimmaginabile. Credo proprio che nessuno ci aspettava questa cosa da questa persona, che, diciamo, sì, forse non è una persona particolarmente, diciamo, espansiva, forse rispetto ai fratelli che, insomma, hanno un'attività più a contatto col pubblico, per dire, ma comunque mai, ma proprio mai ci sarebbe aspettato una cosa del genere. Cioè, una persona, un chioggiotto, che, ripeto, che non ci risulta che abbia precedenti penali, che ha in casa una pistola con la matricola brasa e addirittura va a minacciare i genitori. Una cosa, francamente, diciamo, che non si giustifica, non si giustificherebbe, a meno che non ci siano altre cose che ovviamente non sappiamo, ma questo, altre cose, diciamo, che, cioè, ci viene in mente, scusate, il mondo della droga, cose del genere. Ecco, ci tengo particolarmente a quelli che seguono Cruz Azzurra, a quelli che conoscono questa famiglia, che veramente distinguano assolutamente l'attività degli altri fratelli, che sono fratelli, ripeto, che proprio e anche genitori non hanno mai avuto problemi con la giustizia, sono sempre stati attenti al loro lavoro, e non è giusto che noi omettiamo assolutamente di mettere, perché tra l'altro, voglio dire, sono individui diversi, non è che abitano insieme, diciamo che abbiano cose insieme. È una brutta notizia, una bruttissima notizia, perché ci viene, no, adesso qua andiamo oltre la notizia, qua c'è anche il commento, ma ci viene da pensare come è possibile che uno si procura un'arma del genere. Evidentemente io non è che le trovi al supermercato, non è che non credo che sia così facile trovare un'arma addirittura con la matricola brasa. È una cosa veramente che adesso quello che c'è da dire è che per ultimare, diciamo, il quadro, Saverio Siviero è stato arrestato, attualmente si trova in carcere a Venezia. E noi ci auguriamo che capisca l'enorme sbaglio che ha fatto e che riesca a superare, che veramente riesca, non lo so neanche io cosa dire, che capisca, che si metta un'altra volta sulla retta via, soprattutto per i suoi genitori, i suoi fratelli, che non si meritano assolutamente questo che sta facendo, che ha fatto. E per fortuna non è successo qualcosa di più grave, perché con una pistola carica, voglio dire, un colpo può anche sfuggire anche senza volere, insomma. Per il momento è tutto, eventuali ulteriori aggiornamenti li daremo in seguito.